partiamo dall'allenatore Flaviano Pinna. Eccolo lì. Allora, ci dica un po' come trova i ragazzi preparati anche mentalmente e psicologicamente per la partita più importante dell'anno. Li vede pronti o c'è un po' di timore, magari un po' di Siamo alla nostra terza finale, abbiamo fatto 2 anni fa la finale di Serie A2, l'anno scorso abbiamo fatto addirittura 2 finali nello stesso giorno per come era la formula ad Alba Adriatica, quindi credo che fondamentalmente il Cotton queste partite le affronta sempre, almeno da un punto di vista mentale, molto concentrati e poi dopo il campo dirà chi sarà il migliore. Capitano Zamperini. Allora, il Cotton è arrivato primo, mi sembra. Comunque gli avversari sono quello che sono persone importanti. Qual è l'opinione nei confronti del Golbet, come ci si approccia a questa sfida che è la più importante di tutti, con gli avversari forse più complicati possibili? Ah no, più complicati no, sono tutte squadre forti, Gekko, CJ, chi arriva da sopra, comunque tutte squadre che abbiamo affrontato, diciamo, con la stessa intensità, ci hanno messo in difficoltà un po' tutti, poi alla fine il campionato abbiamo sempre vinto, quindi comunque noi non ci preoccupiamo degli altri, siamo qui e siamo coscienti della nostra forza. Facciamo la nostra partita senza problemi. Domanda finale al presidente Giuseppe Pucci, domanda come ha fatto tutti i presidenti un po' di bilancio di fine anno, anche se sappiamo manca ancora la partita più importante di tutte, quella che decide quanto sarà da riportare questa stagione. Comunque direi che la squadra del Cotton ha fatto un grande campionato, un altro, l'ennesimo, direi che c'è piena soddisfazione per questo gruppo, per questi ragazzi. Sì, sicuramente, a prescindere da come andrà oggi, se si vincerà, se dovessimo perdere, sarà comunque una super annata come sono state tutte le precedenti, perché abbiamo chiuso in testa la regular season, che secondo me è il test probante, quello che fa uscire fuori i veri valori, perché il test di 30 partite dove tu nel giro di andata lo fai tutto in testa, quello è quello che conta. Poi oggi è la ciliegina sulla torta, che se dovessimo vincere tanto di guadagnato, ma se dovessimo perdere si perde una partita, ma noi abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte. Una squadra si vede sul lungo periodo, noi sul lungo periodo siamo stati insuperabili.